Il governo italiano cerca di tutelare l'efficienza e la sovranità nazionale nel matrimonio fra il vettore aereo di bandiera ITA Airways e i tedeschi di Lufthansa, a garanzia del mercato aereo nostrano e dei cassi integrati. Inoltre il consiglio di amministrazione di ITA è scaduto di recente, si va verso un rinnovo e servono perciò figure capaci e perché no italiane. Su questi temi Avionews ha intervistato il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, che ci ha parlato di come vede il futuro tra ITA e Lufthansa. Io penso che la collaborazione pubblico-privato sia ancora in diversi settori, anche nel trasporto aereo, la soluzione migliore. Penso che sia giusta la partnership con Lufthansa, perché comunque Lufthansa è una compagnia credibile. Poteva essere altrettanto efficace quella della cordata che si era palesata all'orizzonte nei mesi scorsi, formata da Air France, Air Delta e KLM, però poi si sono ritirati, quindi non è stata colpa di nessuno. Quella probabilmente poteva essere un po' più conveniente per noi, perché gli scali aeroportuali italiani avrebbero avuto una posizione di vantaggio, insomma, mentre con Lufthansa stanno un po' più sotto in classifica. Però va bene così. Il tema che rimane è quello di capire che fine farà l'azionariato pubblico, la parte pubblica della compagnia, che in questo momento è maggioritaria perché quasi il 60%, il 59% per l'esattezza, appartiene allo Stato italiano, al MEF, e il 41% a Lufthansa. Però si sa che negli accordi Lufthansa alla fine rischierà di acquisire anche la restante parte che fin qui è detenuta dallo Stato italiano e dai cittadini italiani. Cosa ne pensa del management attuale di ITA? Lazzarini, secondo me, ha fatto un buon lavoro, soprattutto perché è stato capace di tenere la barra del timone dritta nella fase drammatica della presidenza Altavilla. Altavilla è stato, a mio giudizio, un giudizio personalissimo, per carità di patria, ma è stato davvero una sorta di Attila che ha spianato prima l'Italia e poi, diciamo così, ha cercato anche di arrecare difetto alla stessa nuova compagnia ITA. I lavoratori sono stati maltrattati, devo dire che Lazzarini qualcosa di positivo ha fatto per recuperare anche i livelli contrattuali della precedente compagnia aerea all'Italia, però insomma non so se sarà scelta la strada della discontinuità e quindi avvicendato anche l'attuale amministratore delegato o meno. Mi interessano i contenuti, non interessano i nomi. Dico che siamo comunque in presenza di una compagnia che ha fatto molti sacrifici, li ha fatti fare soprattutto ai lavoratori, e questi sacrifici fatti dall'azienda, dall'Italia in quanto Stato e dai lavoratori devono essere ripagati, perché se adesso c'è notizia freschissima, un più 8% nel mese di giugno, che è l'ultimo parametro positivo che si sussegue rispetto a molti altri, io ho anche nucleato nei giorni scorsi, che accompagnano un po' tutta la fase prima sperimentale e poi di sedimentazione del percorso di ITA, penso che sia giusto essere valorizzati gli interessi italiani. Parliamo dei lavoratori del settore aviazione, che sono oggi in cassa integrazione. Personalmente cosa auspica affinché ci sia un futuro diverso per queste 3.500 persone? Beh, intanto io sono rimasto davvero molto stupito e anche indignato per quello che è accaduto nella gestione della cassa integrazione, come se pezzi dello Stato non avessero l'adeguata sensibilità nell'accompagnare dei lavoratori che perdono di fatto il loro posto di lavoro per un tempo dato, che potrebbe anche essere definitivo, sono destinati ad acquisire solo una quota parte del proprio stipendio. La qualcosa può accadere anche a fine carriera, quindi quando si hanno 50-55 anni e non si ha alcuna possibilità di rimettere in discussione la propria esistenza e di ricostruirsi una diversa professionalità. Quindi io ho messo tutto il mio impegno, direi anche il mio impeto, per prima andare all'INPS, poi a palesarmi nei confronti dell'amministrazione straordinaria dell'Italia, parlare anche con i sindacati, ovviamente interfacciarmi pure col governo, che in questo caso comunque non aveva alcuna responsabilità, questo anche va sottolineato e ribadito. Mi pare che ci siano stati dei problemi prevalentemente di carattere tecnico, di modelli informatici, di piattaforme digitali, però insomma io penso che se i soggetti istituzionalmente preposti avessero preso a cuore questa faccenda, difficilmente si sarebbe trascinata così a lungo e avrebbe prodotto ritardi di mesi nell'erogazione della cassa integrazione. Qualcuno in Italia, soprattutto quelli che magari sono collocati, diciamo, geograficamente lontani da Roma, hanno bevuto, diciamo, la notizia strampalata secondo la quale
all'Italia c'erano degli imboscati, dei mangiapane a tradimento, delle persone che non lavoravano e che la maggior parte dei problemi che ha avuto l'Italia dipendessero dai lavoratori, dai piloti, dagli assistenti di volo, che da tutta la filiera. Non è così. Gli errori clamorosi sono stati fatti dalla classe dirigente di questa nazione, dai governi, dai ministri competenti per le varie materie, e gli errori più clamorosi sono stati fatti dai manager che hanno disossato letteralmente l'azienda, probabilmente facendo corrispondere il depauperamento dell'azienda con il loro arricchimento personale. Siamo in attesa che la magistratura faccia il suo corso e che vengano intraprese tutte le attività necessarie per tutelare la credibilità, la dignità, l'onorabilità e anche gli aspetti di carattere economico dello Stato, perché noi riteniamo che ci siano delle responsabilità e che queste responsabilità vadano accertate. Per finire, come vede il piano industriale di sviluppo di ITA Lufthansa? Diciamo che gli addetti ai lavori sanno perfettamente che il volo non è particolarmente remunerativo nel trasporto aereo e già desta perplessità il fatto che sia stata disarticolata tutta la filiera e sia stata appoggiata la manutenzione piuttosto che i servizi a terra ad altre compagnie, per non parlare del fatto che gli stessi aeroporti che una volta erano cogestiti dalla compagnia di bandiera oggi sono il più grande business di alcune multinazionali. Sarebbe utile prendere in considerazione l'idea, come capita per esempio a Air France nel Charles de Gaulle, di far entrare la compagnia nell'azionariato dei maggiori aeroporti italiani. Ma diciamo che nel volo, dove soprattutto sui voli nazionali o sui lavori a corto raggio c'è più un dispendio di risorse che un guadagno, il guadagno lo si ottiene nelle tratte di lungo raggio, quindi sui voli intercontinentali. È su questo che bisogna anche sperimentare l'affidabilità del nostro partner tedesco, che spero, immagino, per questo faccio il tifo, che punti sulla capacità di ITA di rivolgersi al mercato internazionale e quindi potenziando le tratte per il Nord America, il Sud America, l'Asia, perché il bandolo della matassa si chiude praticamente lì. Se ci sono i voli di lungo raggio c'è anche l'adeguata remunerazione per la compagnia, se non c'è difficilmente riusciremo a uscire fuori da una, diciamo così, compagnia di media stazza, quindi mediocre all'origine, di fronte soprattutto agli altri partner che sono molto competitivi.